Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale, bentornati in un altro episodio di 3 Minuti Tech. Oggi parliamo di un argomento poco trattato ma molto molto importante, che ha a che fare con il feeling che abbiamo sul manubrio. Oggi parliamo appunto di manopole e posizionamento dei freni. Vai con la sigla. Sempre troppo spesso, quando si prende una bici e si inizia a girare, si lasciano le manopole originali, che molto spesso sono davvero quelle più cheap che il brand ha deciso di mettere su, mentre invece una manopola giusta, giusta per la propria mano, giusta per il proprio stile di guida, cambia tantissimo il nostro feeling e la nostra sensibilità che abbiamo sul mezzo. Ricorda infatti che piedi e mani, quindi pedali e manopole, sono i nostri unici punti di contatto con la bici, con il nostro mezzo, e quindi questi ci devono fornire il massimo del feeling per girare il meglio possibile. Quindi, parlando di manopole, secondo me, secondo il mio stile di guida e secondo la mia sensibilità, preferisco una manopola di diametro di circa 30 mm con una mescola morbida. C'è chi la preferisce un po' più piccina, 28-29, c'è chi la preferisce più grande. Tendenzialmente si usa una manopola più grossa, più cicciona o con delle forme, delle striature più grosse applicate sopra per chi ha una mano molto più grossa. Io utilizzo taglia S di mani, quindi la mia mano è abbastanza normale, abbastanza piccola, quindi preferisco una manopola mediamente piccola ma morbida. Il morbido secondo me attribuisce quella piccola percentuale di colpi che non fanno le sospensioni ma che vengono ripercossi direttamente sul nostro manubrio e quindi poi sul nostro corpo. Quindi una manopola abbastanza morbida ci aiuta a avere un po' più comfort durante la guida. Un'altra cosa molto importante per il nostro posizionamento in sella, posizionamento di carico sull'anteriore, è l'inclinazione e il posizionamento dei freni e della leva del freno. Prima di tutto è importante metterla nella giusta posizione della distanza dalla manopola, quindi la mano, il palmo deve essere a filo con l'esterno del manubrio e il nostro dito deve essere all'estremità della leva. Non dobbiamo frenare all'interno perché sennò applichiamo troppa forza per una frenata e la nostra frenata non sarà assolutamente progressiva, mentre invece se la mettiamo all'esterno, ovviamente intendo frenare con un solo dito, sarà una frenata molto più progressiva e molto più controllabile. Dopodiché una cosa importante è l'inclinazione della leva. La leva non deve essere né troppo giù né troppo su. Troppo giù ci costringerebbe a guidare con i gomiti molto in avanti e con il polso in giù, facendo carico sul manubrio soltanto nella zona del nostro pollice. Questo ci stancherebbe tantissimo e stancherebbe un po' tutto l'avambraccio. Al contrario, un freno posizionato troppo in su ci farebbe lavorare tantissimo con il polso fino a infiammarlo quasi o comunque a sentire parecchio dolore. Questo sì ci può aiutare per non capotare in avanti, perché il polso messo così ci aiuta a imprimere un po' più di forza verso in avanti sulle leve dei freni, però credo che gli effetti negativi siano maggiori, ovvero più infiammazione del polso, più stanchezza verso tutto l'avambraccio. Quindi anche qua definire l'altezza giusta della leva è molto molto importante. Come vi ho detto nel discorso dell'inclinazione del manubrio, anche quella delle leve dei freni inficia molto sulla nostra posizione in sella, quindi dei freni troppo in su ci farebbero usare il polso con una piega molto strana che appunto provocherebbe un po' di dolore e tenderemo un po' a chiuderci con i gomiti per sopperire. Al contrario, una leva troppo in giù, come ho detto, ci farebbe lavorare troppo sui pollici e stancherebbe tantissimo quest'area. In più avremo sempre la sensazione di essere troppo in avanti con il nostro peso, quando invece la nostra posizione dovrebbe essere più neutra. Trovate voi una posizione più naturale possibile. Tendenzialmente la leva segue un po' l'avambraccio e un po' tutto il braccio, quindi trovatevi la vostra posizione più neutra, magari chiudete gli occhi e trovatevela e cercate poi di ripeterla su tutte le vostre bici, così da non trovare differenze tra una bici e l'altra. Molto spesso quando si carica la bici nei furgoni bisogna girare, alzare, abbassare le leve, quindi vi consiglio sempre di tenerle sotto controllo, perché la giusta posizione delle leve cambia tutto il vostro riding. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di questo episodio. Probabilmente non ci ho messo 3 minuti, però bene così, spero che vi siano piaciuti, spero che avete trovato dei tips che vi abbiano fatto migliorare nella guida. Fatemelo sapere con un commento e niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!